Questo fine settimana, dal 4 al 6 febbraio, si è tenuto il Rally Meeting di Vicenza, organizzato da Biasion. Io ho scelto di andare di sabato e, oltre ad aver strappato un breve commento a Biasion, vorrei portarvi all'interno di questo incontro e mostrarvi una breve panoramica. Partiamo dal capire che tipo di incontro è stato. Di sicuro non bisogna immaginarsi una mega fiera piena di novità, ma un vero e proprio meeting. Ha rappresentato un incontro per piloti, appassionati, imprenditori del settore, ma anche un incontro tra le auto del passato e quelle del presente. Ad accogliermi all'ingresso ho trovato due corridoi che ospitavano le icone del rally di ogni anno e ovviamente la prima delta del meeting allo stand Mafra. Prima di proseguire però ho scelto di buttarmi subito sul simulatore dei ragazzi di WAC Racing, che oltre che essere gentilissimi e disponibili sono anche molto competenti. Tornando all'evento però, è stato facile fin da subito capire che l'obiettivo era quello di puntare alla qualità più che alla quantità. Una grande nota a favore è che erano presenti brand di alto livello e soprattutto con prodotti top di gamma. Era presente Garrett con esposti turbo di ogni dimensione, dai più piccoli fino ai più grossi che spingono oltre 1000 cavalli. Regazzon con la loro linea di scarichi, Bilstein, OZ, Sparco, Mafra, ricambi di ogni genere e Pirelli, che oltre a esporre una GR Yaris e la favolosa I20L di Neuville, ha esposto le migliori gomme, tra cui la sua chiodata. Facile intuire che è stato possibile trovare Delta con le livree più iconiche, la rossa della Martini ma anche quella dai colori più classici e, per fortuna, due S4 che dal vivo sono sempre impressionanti. Oltre che le storiche, erano presenti le più moderne come la Skoda Fabia R5 dei campioni Andreucci e Briani, ma non solo, c'erano anche alcune off-topic come le Ferrari Challenge, la Vantage F1, una GT3 RS a fare da spalla logicamente a una Delta. Ho avuto poi la fortuna, dopo un breve saluto iniziale insieme alle autorità locali e al sindaco, di poter strappare un breve commento a Biasion, organizzatore e vera star dell'evento. Qual è l'aspetto che preferisci di questo evento che sei riuscito a creare? Innanzitutto magnifico e complimenti. Grazie. Ma è la soddisfazione di vedere tanto pubblico, tanti appassionati, quindi ragazzi, l'amore. Spero di avervi accontentato e sono sicuro che faremo ancora di più. Sicuramente, a presto, grazie a te. Grazie a te. Ora la mia preferita. Tra tutti i modelli meravigliosi, devo ammettere che una più di tutte mi ha lasciato incantato nell'ammirarla, ed è la Chimera 037. Come la Delta futurista di Automobili Amos, è un resto mod fantastico, magnifico, curato in ogni minimo dettaglio. Per questo lei è il mio primo posto. Le mie considerazioni sul meeting erano queste, e prima di lasciarvi alle riprese finali, dove al termine troverete una sorpresa organizzata fuori dal padiglione, ci tenevo a ringraziarvi per il vostro tempo, invitarvi a commentare e a tornare sul canale. Io sono Umberto e questo era Motorcar Talks.